Caro Rossano, allora ieri purtroppo per impegni non eravamo presenti, ma insomma eravamo informati, avevamo degli amici che ci informavano sugli andamenti della partita. Ci siamo persi un partitone? Ah, dai, partitone è una parola un po' esagerata. Diciamo, si comincia a intravedere, diciamo, il frutto del lavoro fino adesso svolto, ecco. Quindi il risultato è stato meritato, ampiamente meritato, però diciamo che c'è ancora qualcosa da perfezionare, questo sicuramente. Senti una cosa, qualche amico mi ha detto che ci sono state un po' di critiche perché ieri in campo per entrare si pagava il biglietto. Allora io non sono molto esperto, ma da altre parti si paga di più, si paga di meno, come funziona? Ma su questo punto non... il biglietto, guarda, io no, credo che sia una cosa doverosa dare un piccolo contributo alla squadra e alla squadra della città. Su quello che è l'entità del prezzo non mi astengo, cioè non lo so, ecco, quindi non voglio entrare in questo capitolo, ecco. Ok, vabbè, io scusa per la domanda, non era per fare. No, ma Ma. non, siccome non sono informato, Andrea, rischierei di dire una Ma cosa appunto, perché non appunto corretta. io ho E quindi sentito allora... delle critiche, ma dico, ma perché da altre parti quanto si paga? Però no, non mi sapevano dire, quindi voglio dire, No, ma non. io credo che la quota sia in linea con quella delle altre parti. Però, ripeto, non lo so e quindi mi Vabbè, va trovo benissimo. impreparato su questa cosa, ecco. Adesso, domenica prossima, abbiamo la prima partita di campionato, se non sbaglio. Sì, abbiamo contro la Feltrese fuori casa, ma io volevo ritornare ancora sulla partita di ieri, Sì, Andrea. dimmi. Diciamo che c'è stato ieri, mi sembra che il mister abbia fatto ampio turnover, vedevo che non c'era Margherita, non c'era Ballarini, non c'era Ragusa e tanti altri, quindi credo che abbia voluto far ruotare tutta la rosa per capire le potenzialità, i pregi e i difetti di questi ragazzi, insomma, per dopo fare una valutazione insieme con la società e capire eventualmente se è il caso di intervenire ancora sul mercato o se va bene così, insomma, ecco. Mi sembra comunque, adesso, da inesperto, però mi sembra che ieri, insomma, la squadra abbia dato, insomma, dei 3 gol, insomma, voglio dire. Non è detto, Andrea, che il risultato sia lo specchio fedele dell'andamento della partita. Chiaro, 3-1 è una vittoria netta e non si discute. Però per una squadra come il Chioggia, come la Clodiense, che ha l'ambizione di vincere il campionato, visto che c'è ancora un po' di tempo, se c'è da fare qualche valutazione, insomma, su quella che è la reale forza della squadra, credo che questa settimana di lavoro possa essere utile ai dirigenti della Clodiense per eventualmente correggere il tiro, ecco. Beh, noi ti ringraziamo perché i tuoi commenti a noi sono utili. Io volevo Noi ti fare sfruttiamo, una... No, ma guarda, ti stiamo un po' sfruttando, noi siamo solo per ringraziarti dei tuoi. Certo, tu hai il commento di uno sportivo della città, hai capito? Quindi certo. il mio intervento cerca di essere, nel calcio è difficilissimo essere obiettivi, cerco di essere, insomma, quanto più possibile obiettivo, ecco. E sicuramente non ci riesco. Grazie, sei. Ciao Ciao. Andrea, ciao.